per quanto hanno fatto soprattutto la Tecnoprove e ovviamente sul territorio di Spilone. Poi in particolare facciamo giusto perché è anche di voi Cimitro, che è il primo anno di vita, quindi un doppio applauso. Tanto grazie, non era previsto, è una sorpresa. È il nostro dovere, non facciamo nient'altro che il nostro dovere. Poi viene più o meno apprezzato, ok, però tutto è solo quello che serve nelle condizioni di emergenza, quindi facciamo e basta. Non c'è niente da aggiungere, è solo una cosa che i volontari della Protezione Civile in generale la fanno perché lo sentono, se lo sentono di fare. È una cosa che se l'abbiamo dentro non c'è niente da fare. Ma poi dato il piacere, diciamo, sono quanti siete adesso? Facciamo adesso abbiamo fatto una squadra della Protezione Civile degli Alpini. Siamo in 15, giusto l'altro ieri altri due hanno passato l'esame per ingresso di primo livello e quindi diventeremo in totale 18. Diciamo che la peculiarità che abbiamo è che abbiamo delle squadre di specializzazione. Stiamo cercando di fare anche a livello nazionale delle squadre con i droni. Abbiamo già delle squadre, la squadra sanitaria, la squadra delle telecomunicazioni, la squadra dell'antifreddio boschivo. Ci sono delle diverse specializzazioni che si portano avanti. Si cerca appunto di sopperire a tutte le possibili emergenze che possono succedere sul territorio sia nazionale che no. Così come non solo Tecnoprove ma anche agli altri centri vaccinali, nella provincia di Lecco ce n'erano tre, uno era Bazio, uno è ancora a Lecco e poi c'era questo di Tecnoprove. Era tutto il fulcro era tutto sulla Protezione Civile provinciale, era gestito dalla provincia e noi niente, abbiamo dato la disponibilità, abbiamo organizzato i turni per coprire tutto il periodo, 7 giorni su 7, tutti gli orari che erano presenti. C'erano praticamente due turni principali giornalieri che andavano praticamente dalle 7:30, perché iniziava alle 8, fino alle 14 e dalle 14 alle 18 praticamente, 19. E quindi niente, si trattava appunto, abbiamo avuto un po' di istruzione su come fare questi servizi e si trattava di accogliere tutti noi vaccinati. Chi passava, poi vabbè, ci sono stati dei casi un po' di da gestire, un po' estremi, altri molto più divertenti, però appunto fa parte delle condizioni. Sapevamo perché appunto siamo addestrati apposta anche per queste situazioni. Per questo infatti vi ringraziamo per quanto avete fatto e buon lavoro per il nuovo gruppo. Grazie a tutti. Volontario segnalato dalla commissione a consegnare la targa il marito di Stella Costantino Scopel, lo chiamo a raggiungermi. Come simbolo, ecco, di un impegno del tempo, ecco,
forse perché lei non c'è più, è deceduta, ma ci sono persone qua che hanno lo stesso merito. Gigia, che sei cresciuta e sei fatto tanto. Aspettiamo che muori per farti. Speriamo. Ecco, in ogni modo, Stella Brioschi è stata un esempio in questa scuola dove ha portato avanti dei problemi, delle problematiche che nessuno voleva affrontare. Ecco, è stata la prima che ha voluto far entrare dei ragazzi con gravemente disabili, li ha curati, li ha fatti, si è battuta con i direttori didattici che non volevano assolutamente far entrare queste persone, si è battuta con le amministrazioni comunali che non volevano finanziare un pochettino queste maestre di sostegno. Ecco, la Stella è stata un buon esempio, naturalmente molti di voi la conoscono e mi fa piacere che ci sono tanti giovani quest'anno, ecco, e dovrebbero senz'altro prendere un po' d'esempio, studiarla e vedere di portare avanti, perché questo paese ha bisogno tanto di volontari. Conta tanto sulle associazioni, pensa che siate veramente un valore aggiunto, che portate sul territorio quello che sono i valori per gli utenti, i vostri iscritti, quelli che partecipano alle vostre manifestazioni. Meritate tutti questo premio. Vi ringrazio di nuovo come sindaco di questo paese e auguro a voi da parte mia e di tutta la nostra amministrazione un felice e sereno Natale e buone feste a tutti. Grazie.